nostra squadra di calcio, la società Fiorentina Calcio che rappresenta nello sport la città, nello sport più popolare, in quello che per tradizione è più nel cuore di tutti quanti i cittadini di Terni, di una passione, di un amore che non è mai venuto meno anche nei momenti più difficili. Noi oggi daremo questo simbolo della città, il Tirus, che rappresenta il nostro stemma, la cittadina di Terni, perché pensiamo che la nostra squadra, per essa un giocatore come Fabio Pisacane, lo possa portare con orgoglio e onore rappresentandoci nel mondo dello sport. In questi anni lo sport, che è una disciplina che è stata sempre vista come fondamentale per la crescita umana, culturale e anche, se volete, un simbolo di quell'etica che si richiede nei comportamenti, è stato turbato da elementi invece di affarismo, di corruzione. Stiamo vivendo vicende adesso collegate, naturalmente il calcio, essendo lo sport principale, è quello che ne subisce maggiormente gli attacchi e le interferenze, e questo binomio quindi, ecco, di etica, di vita sana, di moralità che si accompagna alla pratica sportiva, ha un po' mostrato la corda di aggiustare una partita proprio in queste vicende che sono legate principalmente alle scommesse. E voi sapete che in questo mondo, nel quale c'è sicuramente il professionismo, ma ci si scontra anche a volte con elementi veri di sopravvivenza economica, i calciatori sono visti come uomini dorati, ma quello riguarda una fascia ristretta, la maggior parte di loro sono gente appunto che fa di questo sport la propria vita, mantiene se stesso, la propria famiglia, cerca di costruirci anche il futuro extrasportivo. E quindi, come dire, avere anche offerte in denaro sostanziose può essere un elemento che attira. Fabio rifiutò quel tentativo, ma non solo lo rifiutò, ma lo denunciò, e questo è l'altro elemento importante. Queste cose spesso rimangono in un ambito di omertà. Ecco, ci vuole coraggio non solo per rifiutare, ma molto di più forse, ecco, per denunciarle pubblicamente, mettendo quindi in luce vizi e storture di questo mondo per cercare di renderlo più idoneo a quell'immagine che noi vogliamo avere, che corrisponde, che deve corrispondere anche alla realtà. E Fabio quindi in quel momento fece un gesto di grandissimo senso morale e civico, il fatto di aver voluto questa premiazione di questo ragazzo della Ternana, che senz'altro la merita, ci fa onore anche come la sua società. Solo questo sostanzialmente, perché tra l'altro devo dire che questo piccolo premio mi è piaciuto molto, mi spronerà a fare meglio, in maniera che continuare quello che abbiamo fatto fino ad oggi, perché caro sindaco anch'io vorrei. È un impegno che assumiamo, sindaco, è un prezzo minimo per una promozione, un fuori sa a quale condizioni se realizzerà quello che realizzerà, a quel aumenteranno i costi della sistemazione dello stadio. È un sacrificio che faremo con piacere, infatti vincerò questo premio. Veramente mi sono emozionato nel ricevere questo premio, perché da subito, da quando sono arrivato al Terni, al di là del premio, ho ricevuto subito tantissimo calore dalla gente, e in questi giorni ho avuto modo di apprezzare che valore ha questo simbolo per i Ternani.
Io sinceramente sono molto orgoglioso di portarlo a petto, spero di onorarlo nelle mie possibilità e vorrei condividere questo premio con il presidente Zadotti e il direttore Cozzella che mi hanno dato la possibilità di vestire la maglia rosso-verde, perché se no ad oggi non fossi qua. Niente, che dirvi, speriamo di continuare con la Ternana per raggiungere i risultati che fino ad oggi abbiamo portato e di vincere questo campionato, perché questa gente veramente lo merita. Grazie.